Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Ecco che cosa ha fatto Gesù per noi. Ci ha prenotato un posto in cielo. Non dimentichiamolo. La dimora che ci attende è il paradiso. Qui siamo di passaggio. Siamo fatti per il cielo, per la vita eterna, per vivere per sempre. Per sempre è qualcosa che ora non riusciamo neppure a immaginare, ma è ancora più bello pensare che questo per sempre sarà tutto nella gioia, nella comunione piena con Dio e con gli altri, senza più lacrime, senza rancori, senza divisioni e turbamenti. Ma come raggiungere il paradiso? Qual è la via? Non è la via del mio protagonismo, è la via di Gesù, protagonista della mia vita. Ci farà bene chiedere a Gesù, che è la via, l'indicazione per il cielo.